Ciao a tutti, vediamo il decalogo per affrontare una crisi di coppia. Prima di questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Allora, come affrontare una crisi di coppia? Allora, se vuoi affrontare una crisi di coppia ci sono alcuni punti fondamentali che devi tenere in considerazione. Allora, il primo è ritrovare la serenità prima di parlare e di agire. A caldo è meglio non lasciarsi trasportare dall'impulsività, perché l'impulsività non ti dà nessun beneficio. Secondo punto, valuta tutte le possibilità, dai il beneficio del dubbio anche dell'altra persona, perché spesso noi vediamo le cose dal nostro punto di vista, che non è detto che sia il punto di vista sbagliato, ma è uno dei possibili punti di vista. Quindi cerchiamo di valutare anche altri possibili punti di vista. Altra cosa fondamentale è parlare, diciamo, di come ci si sente con l'altra persona, perché noi talvolta diamo per scontato di non essere capiti, però proviamo a usare parole nuove, proviamo a usare un modo diverso di comunicare. Questo è molto importante. Teniamo presente il quarto punto, che non serve urlare, non serve offendere l'altra persona, non serve gridare, non serve l'ira, non fanno altro che alimentare il conflitto. Sono situazioni estremamente negative che dobbiamo imparare rapidamente ad eliminare dalla nostra vita. Le urla e le offese non servono, sono veramente un qualcosa di negativo. Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, è fondamentale, diciamo, per affrontare una crisi di coppia, imparare ad assumersi anche le proprie responsabilità. Non è colpa mai di uno o dell'altro, però partendo da questo presupposto è più facile riuscire a ottenere questo. Usciamo dallo schema vittime e carnefici. Noi non dobbiamo essere né vittime né carnefici. Il vittimismo non serve a nulla e non serve a risolvere una crisi di coppia, neanche l'accanimento, diciamo, verso l'altra persona. Come settima consiglio, quando l'altro parla, ascoltatelo in silenzio senza interromperlo, lasciandogli il modo di esprimersi. Esprimendosi uno scarica anche eventuali rabbie, eventuali negatività. Quindi questo è molto importante, è veramente molto importante. Dobbiamo concentrarci sulle soluzioni. Le soluzioni sono la cosa fondamentale, non dobbiamo concentrarci sui problemi. Spesso ci concentriamo sui problemi e non sulle soluzioni. Il punto 9 è non tirare fuori il passato. Il passato, lasciamolo al passato e non accaniamoci sul passato. E punto decimo punto, è non, diciamo, cercare di utilizzare manipolazioni e ricatti per risolvere una crisi di coppia. Manipolazioni e ricatti acuiscono ancora di più la crisi di coppia. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale e iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti.